organizzata dall'amministrazione provinciale e dal comune di Benevento, si è svolta questa mattina presso il Pala Tedeschi la Festa dello Sport 2013, a cui hanno partecipato federazioni e società sportive, nonché gli istituti primari e secondari della provincia di Benevento. Durante la manifestazione sono stati premiati diversi istituti che si sono distinti in discipline sportive sia a livello regionale che provinciale. La kermesse è stata lietata dall'esibizione di Giuliana Danzé e dalla performance della scuola di pattinaggio a rotelle Jolly Skate di San Giorgio del Sannio. Ascoltate l'intervista della responsabile Graziella De Simone. Buongiorno, sono Graziella De Simone, responsabile della SD Jolly Skate di San Giorgio del Sannio, che opera su tutta la provincia di Benevento, quindi anche qui a Benevento. Accanto a me c'è Corinne Zullo, anche lei allenatrice di terzo livello, che collabora, coordina l'attività presso la nostra associazione insieme a Rosalba Genito, che non è qui presente con noi in questa mattinata. Vogliamo innanzitutto ringraziare l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e nella fattispecie l'Ufficio Sport per l'organizzazione, che ormai siamo circa al quarto anno di questa manifestazione, che vede la premiazione degli istituti scolastici della provincia di Benevento che hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi. E abbiamo visto nascere questa manifestazione e abbiamo visto come nel tempo sta prendendo sempre più piede, sta diventando più corposa e sempre meglio organizzata. Quindi ringraziamo l'Ufficio Scolastico dello Sport di Benevento per dare risalto a queste attività sportive dei nostri ragazzi, dei nostri cittadini che raggiungono i massimi livelli nelle competizioni sportive studentesche. Passo la parola alla mia collaboratrice. Anche io rinnovo i ringraziamenti fatti da Graziella De Simone e ci tenevo a dire che i nostri atleti lavorano tutti i giorni duramente per raggiungere dei risultati e quindi queste manifestazioni sono un modo anche per loro per esibirsi e per raccogliere comunque il loro frutto e il frutto del loro duro lavoro. Ringrazio nuovamente l'Ufficio Scolastico Provinciale che anche quest'anno ci ha permesso di partecipare a questo bellissimo evento e a questa bellissima manifestazione e spero che ci sia un proseguo negli anni futuri. C'è solo un piccolo rammarico da parte mia, dell'associazione, dei nostri tesserati, dei miei collaboratori e dei genitori. Un piccolo rammarico legato al fatto che venendo qui al palazzetto ho avuto modo di constatare che nel palazzetto c'è tanta gente. Invece nello scorso mese di gennaio la nostra associazione ha chiesto alla provincia di Benevento la possibilità di organizzare un evento di carattere interregionale. Avrebbe portato qui nella nostra provincia diverse regioni provenienti da varie parti d'Italia per un trofeo interregionale di pattinaggio artistico a rotelle. Purtroppo la provincia di Benevento non ha dato il permesso per poter svolgere questa manifestazione presso questo palazzetto, dicendo che non c'era l'autorizzazione affinché potessero entrare all'interno della struttura più di 99 persone, quindi non ha permesso l'organizzazione di un trofeo che aveva un certo valore, che avrebbe dato prestigio anche alla nostra cittadina. Quindi mi chiedo il perché. Ben venga l'autorizzazione, date l'appoggio pienamente all'Ufficio Scolastico Provinciale, perché le nostre strutture devono vivere, perché se non vivono decadranno. Però mi chiedo anche perché ad alcuni è consentito e agli altri no, e soprattutto a noi che facciamo parte del pattinaggio artistico a rotelle, che tra parentesi appartiene già ad uno sport minore, dove gli atleti lavorano duramente e si sacrificano tutti i giorni mettendo da parte le amicizie, le feste di compleanno e tante altre cose
ragazze per dedicarsi a questo sport che comunque nella provincia sta dando grandi risultati, perché abbiamo una campionessa del mondo junior, una vice campionessa del mondo senior, atleti che partecipano ai campionati europei, ben due atleti nella nazionale e diversi atleti che partecipano ai campionati italiani federali, perché questa ostilità nei nostri confronti da parte della provincia di Benevento e soprattutto dell'ufficio sport della provincia di Benevento. E questa è la mia domanda che io porgo alla pubblica amministrazione. Grazie.